Trivento con la formazione annunciata, Colella sostituire nella corsia di sinistra al posto dello squalificato Viglione e tridente d'attacco affidato a Chicco, Bernardi e Luigi Palumbo. Ferreira, Guglielmi e Monaco di Monaco ancora fuori causa. Il Luco canistro di Mister Iodice senza il difensore di Luca e Morelli in mezzo al campo. L'incontro è affidato al fischietto tarantino Urselli. Pronti via l'Atletico nella consueta casacca strisce giallo-blu, si riversa nella metà campo avversaria. Il primo cartellino giallo è esibito a Bernardi per un ingenuo fallo di mani dopo appena 10 minuti. Pochi secondi dopo e Luco passa inaspettatamente in vantaggio. Errore dei locali in mediana, si invola Serbatoli a destra. La difesa trignina è disposta male. L'assist per Pozzebon è un cioccolatino. Il giovane portiere De Gennar è trafitto incolpevolmente. L'imbattibilità della porta gialloblu cade dopo 290 minuti. Al 28esimo, altro spavento per i tifosi locali, pallone tagliato su punizione di Serbatoli ancora da destra, in area piccola restano a guardare De Gennaro e Chicco, spunta Marangon che per un niente non c'entra il secondo bersaglio per i biancorossi. Il Trivento ha difficoltà ad imbastire un gioco accettabile, Voria è costretto ai lanci lunghi scavalcando la linea centrale. Al 35esimo l'invito è di Palumbo da destra per Bernardi, che infila di testa. Irregolare la spinta per l'arbitro Urselli e Luco Canistro mantiene il vantaggio. Proteste veementi dagli spalti. Finale di primo tempo con l'assedio al bunker marsicano, ma senza uno straccio di parata per il portiere abruzzese Di Girolamo. Il Trivento si ripresenta dopo il tè senza trovato in ombra la sua prova e con l'innesto di Borrelli che si sistema a sinistra, Bernardi si pone al centro dietro la prima punta Chicco. Il nervosismo è palpabile sul rettangolo in sintetico di via Acqua Santianni. Dopo Bernardi e Corradino ne fa le spese Colella sempre per l'Atletico. La squadra di Iodice inizia bene anche la ripresa, coprendo con intelligenza tutte le zone del campo senza offrire spunti al Trivento. All'11esimo Bernardi calcia uno scarabocchio inguardabile, un segnale poco augurante per i suoi. Un minuto dopo, raddoppio sfiorato per i marsicani. Di Genova non crede ai propri occhi in area di rigore. La conclusione poteva avere miglior sorte. De Gennaro si salva in angolo. Ancora il portiere di casa oppone i pugni al destro ravvicinato di Serbatoli. È il 16esimo. Carannante tenta il tutto per tutto, entra un'altra punta, Pentrelli per Colella e i suoi gli danno ragione. 20esimo Bernardi dal corner, scodella in area per Chicco, la sua capocciata non lascia scampo, 1-1. Sulle ali dell'entusiasmo i gialloblu premono sull'acceleratore, Bernardi per la frenesia si rende colpevole del secondo giallo, Trivento in 10 nell'ultimo quarto di partita. Al 26esimo Iodice richiama in panca lo stanco Serbatoli per il più esperto muratore sul fianco destro. Il Luco Canistro si difende con le unghie senza disdegnare manovre di rimessa. I locali sono poco ordinati ma ci mettono almeno il cuore. Il sorpasso arriva al 10 dal termine, azione fotocopia con il pareggio, ma l'angolo è battuto da Borrelli. Voria gonfia la rete di testa e va a raccogliere l'applauso dei tifosi invisibili o sotto la gradinata. La risposta degli ospiti arriva al 42esimo con Coppitelli, il suo tiro dà solo l'illusione della rete. Al primo minuto di recupero Pentrelli, slalom tra le maglie bianche, Di Girolamo evita ulteriori guai. Ultima opportunità per Muratore al 93esimo ma spreca sulla barriera, poi una mischia furibonda davanti al portiere trignino De Gennaro, ma c'è ancora il tempo per due contropiedi al cardiopalmo della formazione di casa, non confezionati da Gallo prima e Corradino dopo.